Il paradosso che la figura del pescatore non sia considerata lavoro usurante, bassi fondali del fiume, il mercato del pesce che non c'è, il caro gasolio, un'intera categoria in ginocchio da troppo tempo. La nuova associazione dedicata al compianto Mimmo Grosso a Pescara si propone di affrontare gli atavici problemi. Il biologo marino e veterinario Vincenzo Olivieri è il presidente, vice l'armatore Doriano Camplone, Giacomo Fanesi, insegnante di materie nautiche, nel direttivo dell'associazione che cercherà, è stato detto oggi, di affrontare le criticità del mondo della pesca. Nel capoluogo adriatico una cinquantina di pescherecci, tante le problematiche che vanno avanti da troppo tempo. E noi oggi portiamo all'attenzione della cittadinanza e delle autorità e dei nostri futuri interlocutori la nascita di questa nuova associazione per la quale hanno voluto che io fossi il rappresentante, il portavoce, il presidente. E penso che sia un momento importante per trovare il modo di avere un interlocutore unico con le autorità, con tutti gli stakeholder, cioè con tutti i portatori di interessi, in modo da dare una voce univoca alla marineria che sta subendo dei problemi notevoli, aumentati notevolmente prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica. Ma mentre questi due elementi per le altre attività produttive sono attualmente un grosso problema, per quanto riguarda invece la pesca va a sommarsi a dei problemi che già c'erano in precedenza e che ci danno lo stimolo per rinnovare in maniera totale le metodiche di commercializzazione del prodotto locale, prodotto a miglio zero. Il sindaco Masci intanto ha annunciato che si va verso il secondo lotto dei lavori per il nuovo porto. Perché adesso il primo lotto si sta completando con un'impresa che ha lavorato benissimo e quindi già si vede il molo nord allungato verso la diga foranea. Adesso è già stato nei giorni scorsi pubblicato il bando per il secondo lotto che ci permetterà di continuare i lavori in maniera spedita in attesa del terzo lotto per creare il porto fuori dal fiume. Quindi il fiume uscirà direttamente in mare dopo la diga foranea e il porto sarà realizzato nella zona sud a fianco al porto turistico. Quindi Pescara avrà finalmente un porto fruibile che potrà accogliere anche navi da crociera o traghetti. La dedica della nuova associazione al compianto Mimmo Grosso, ex presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, non è casuale. Fino al termine della sua vita si è speso per i diritti dei marittimi, con battaglie ferree e richieste precise alle istituzioni. Il porto e la pesca rischiano di morire. Ciò non è più possibile né prorogabile, soprattutto per una città che vive di mare e di fiume.